Salve care amiche ed amici, come vedete mi sto recuperando da un raffreddore che ho avuto. Avevo mal di gola, avevo difficoltà a parlare, ma sono ritornato dopo tanto tempo che non facevo un video nelle vesti del Capitan Saint-Enchant. E c'ho due argomenti dei quali parlarvi. Innanzitutto delle brevi riflessioni e domande a Marco Travaglio, che però lascerò per ultimo, e poi il fatto che mi sconcerti questo Papa Francesco, questo ex cardinale Bergoglio, perché vuole sfidare il record di Papa Wojtyla nella canonizzazione di santi. Dopo aver canonizzato santi assieme al secondo papa Ratzinger, ossia Benedetto XVI, a Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, e dopo aver fatto, mi sembra, Santa Madre Teresa di Calcutta, non so chi sia stato, adesso sarà il turno, saranno canonizzati i pastorelli di Fatima, Francesco e Giacinta. Lucia non sarà canonizzata. Allora uno si può chiedere perché canonizzano solo a due e non a tre? Perché i pastorelli piccolini erano tre. E già ti fa capire che in quanto a beatificazioni e santificazioni già la Chiesa fa delle discriminazioni. Come non erano tre pastorini e ne canonizzano due? Ricordatevi i nomi: Giacinta e Francesco Marto accanto a Lucia Dos. Non so, ecco, questa è la foto. Ebbene, per farla corta, i segreti di Fatima sono, secondo la Chiesa Cattolica, tre messaggi rivelati dalla Madonna a tre pastorelli nel corso di alcune apparizioni, iniziate il 13 maggio 1917 a Fatima, in Portogallo. I pastorelli erano i bambini Lucia dos Santos, di 10 anni, Francisco Marto, di 9 anni, e Giacinta Marto, cioè probabilmente la sorella di Francisco. Bisogna precisare che, nonostante si parli sempre di tre segreti, il segreto di Fatima è considerato dai credenti l'unica rivelazione divisa in tre parti, un'unica rivelazione. Secondo la dottrina cattolica, questo fenomeno appartiene alla categoria delle rivelazioni private. Ma la cosa più curiosa è che molti le mettono in dubbio. I credenti considerano che addirittura siano messaggi satanici. Quindi l'inganno delle apparizioni mariane, Fatima, Lourdes, Medjugorje, le apparizioni della Madonna di Fatima contengono dei veri messaggi da parte di Dio? E qua c'è tutto un gran parlare in questo articolo di brani satanici. Ma la cosa che più io già sapevo da anni, in punto di morte, dichiarazione shock. No, non è questo l'articolo. Fin dal Medioevo la Chiesa ha ricevuto un numero elevatissimo di testimonianze di presunte manifestazioni soprannaturali. Sarebbero, sebbene molte di queste manifestazioni siano state
screditate o rigettate in tempi recenti, le apparizioni restano un elemento particolarmente allettante per i cattolici. Diverse persone in passato hanno dichiarato di aver visto apparizioni di vari santi, come ad esempio nel caso recente di Padre Pio, ma l'apparizione più frequente in assoluto è quella della Vergine Maria. Le apparizioni mariane a cui vogliamo fare riferimento in questo articolo sono quella di Guadalupe 1531, dove è nata la devozione di Nostra Signora di Guadalupe, quella di Lourdes, Francia 1858, dove la 14enne Bernet Subrot affermò di aver ricevuto 18 apparizioni della Vergine Maria, la quale le avrebbe confidato 3 segreti che ella non avrebbe dovuto rivelare. Di recente si è parlato anche di nuove rivelazioni di Lourdes. Quella di Fatima di Portogallo, dove 3 bambini sarebbero stati testimoni di 6 diverse apparizioni, ricevendo profezie e visioni. Il messaggio di Fatima è molto simile a quello di Lourdes, in quanto riguarda la preghiera e il pentimento, ma in più spiega come ciò deve avvenire tramite la recitazione del rosario e la devozione. Cioè, vabbè. Ma la cosa più interessante ho continuato la mia ricerca, per esempio i piccoli veggenti di Fatima, secondo sorella Lucia, la visionaria superstite, erano caratterizzati da una religiosità inquietante e innaturale. Portavano il cilicio finché la signora non disse che non voleva che dormissero con la corda, ma che la portassero solo durante il giorno per autoflagellarsi, no? Si mortificavano in ogni modo possibile, a volte rifiutando cibo e bevande, bucandosi deliberatamente con piante spinose e facendo sacrifici in tutto, ripetendo ogni volta le parole insegnate loro dalla signora. I 2 veggenti più piccoli morirono in giovanissima età. Adesso li vogliono fare santi. Lucia, fattasi suora, continuò a ricevere visioni e rivelazioni. Fanatismo religioso. Come delle creature piccole possano vivere così? Comunque, care amiche ed amici, non voglio urtare la vostra suscettibilità, ma c'è troppo materiale da cercare. Ma per trovare il materiale che vi voglio insegnare io, dovete cercare Suor Lucia di Fatima, Suor Lucia, i segreti di Fatima, Suor Lucia di Fatima impostora. Perché poi avevo letto in un libro che in punto di morte Suor Lucia confessa che è stato tutto un invento. Esistettero 2 suore Lucia. Adesso sarà canonizzata, non sarà canonizzata. Poi perché il terzo segreto rimarrebbe nascosto? E queste cose qua. Però molti dicono che suora Lucia e gli altri 2 pastorelli sono vissuti in un contesto per cui fin da piccolini si autoflagellavano, digiunavano e si pungevano con cactus, con altre cose, e quindi si può dire che hanno vissuto in una forma insana, hanno coltivato degli istinti autolesionistici. Non dice il Vangelo ama te stesso come ama gli altri come tu ami te stesso? Se la gente era istigata a autoflagellarsi, a pungersi e a credere in apparizioni dopo larghe sessioni di digiuno, quindi a credere in allucinazioni, è logico che vorrà male agli altri come si vuole male a se stesso. Quindi qua finisce. Non sono riuscito proprio a trovare un articolo che ci dice la confessione di suora Lucia riguardo le menzogne delle apparizioni di Fatima, ma avevo letto un libro al riguardo. E questo papa è il super canonizzatore
perché vuole fare più santi di Wojtyla, che ha fatto più santi di quelli che sono mai esistiti prima, che poi molti santi come San Giorgio sono stati rivalutati, nel senso che sono stati considerati delle figure mitiche, leggendarie, o addirittura la conversione di divinità politeistiche, monolatriche e pagane del passato. E con questo chiudo sulle nuove santificazioni e riapro questa parte, la dedico a te, caro amico Marco Travaglio, perché da molto che non facevo un video come Capitan Sant'Enchan, e tu che hai chiesto, che ricercavi un capitano per la nave del PD, che era rimasta senza capitano, senza comandante, e andava alla deriva. Allora io mi presento come capitano, non so, del PD o del Movimento 5 Stelle, che è anche un'altra nave che va alla deriva. Io non so se basterebbe leggere i libri ispirati ai film di Guerre Stellari per vedere che cosa succede all'interno del Movimento 5 Stelle, con dei sindaci pentastellati che vincono e Beppe Grillo che li scomunica e quindi che fa sciogliere un intero comune. Una volta i comuni si scioglievano per infiltrazione mafiosa, adesso perché l'uomo del monte ha detto no, perché Beppe Grillo è in disaccordo. Cioè penso che Beppe Grillo in questo superi Bersani ha fatto di tutto per far perdere il PD, però facendo credere alla gente che faceva di tutto per vincere. Beppe Grillo riesce a fare di tutto per far vincere i suoi e poi li fa ritirare dalla politica, capito? Quindi è una cosa anomala. E poi dicevano che loro erano onesti e puri, fino a che Beppe Grillo ha detto basta, non ci dobbiamo noi stessi chiamare onesti, ci devono chiamare onesti gli altri. E allora sono iniziati tutti i problemi. Da quando hanno preso il potere, loro si devono rendere conto che già sono un partito politico e fanno politica come gli altri, se già non lo sapevano prima. Sono andato a rispondere, sempre questi testimoni di Geova, no? Nulla in contrario, ma lasciassero un volantino. Per fortuna che i cattolici non arrivano a tanto. D'altra parte, loro hanno mamma Rai. Poi, da un po' di tempo non si può scegliere più se dargli l'8 per 1000 o no, perché una volta ti mandavano il modulo, adesso non te lo mandano più. Quindi gli staranno ridando i soldi? Buh. Comunque stavo dicendo, almeno Bersani, non so se faceva finta o era convinto che vinceva il PD. Porca boia, ragazzi. Ma poi alla fine perdeva. La morale è sempre quella, fa merenda con Girella. Invece Beppe Grillo, lui vince, vincono i suoi perché li fa vincere la gente, non perché li fa vincere le sue battute, ma lui poi li irradia, li caccia via del Senato, li caccia via dal Parlamento, li caccia via dalla Camera dei Deputati, li caccia via come sindaci, li caccia via come intendenti. E loro, è interessante perché c'è uno svuotamento del movimento pentastellato dei 5 Stelle, e si stanno facendo dei micro partiti che in parte entrano dentro, si coalizzano internamente o esternamente con il PD, e in parte poi si andranno fondendo fra di loro per fare un Movimento 5 Stelle alternativo al Movimento 5 Stelle. Non ci scordiamo che una delle decisioni prese male da Bersani è stata quella di non accettare l'ingresso di Beppe Grillo nel PD. Ma no, ma dai, ma su, ma che stiamo scherzando? E infatti poi Beppe Grillo, che voleva diventare pidino, lui che adesso parla della corruzione dei pidini, voleva entrare in quel movimento
gli ha portato via, gli ha iniziato a rubare molti voti, ma adesso si parla che, come anche molti politici del PD, del PDL e quello che stava nel girasole, nell'ulivo, nel carciofo, nella margherita, che partiti inesistenti che continuano ad avere finanziamenti, si dice che anche Beppe Grillo e i suoi familiari e i suoi parenti siano coinvolti in un giro di mazzette, di cose. Quindi Marco Travaglio, tu cercavi un capitano per il PD che era una nave alla deriva, ma adesso lo cerchi un capitano per il Movimento 5 Stelle che è un partito alla deriva, che è una nave alla deriva o no? Perché in poco tempo, cioè tutto il disastro che hanno combinato nel PD per affossarlo, e quelli del pentastellati 5 anni già hanno avuto ascesa e discesa. Almeno il PD ci ha messo 20 anni o più prima di ascendere, prima di discendere nella merda. Invece il pentastellati, boom, sono partiti subito sopra con un 33% di preferenze nazionali. E poi adesso si vede perché Beppe Grillo voleva entrare nel PD. Cioè la Raggi è stata raggirata o ha raggirato? Perché ha lavorato per Previti, quindi di cose ne avrà viste. Adesso non dico che avrà visto cose cattive, l'ho già detto in un video precedente, andatelo a cercare, ma di cose ne ha viste. Quindi mi domando, Marco Travaglio, tu che hai sempre parlato bene, che hai sempre accusato la corruzione nella politica, anche se non ci hai mai spiegato perché, quando è scoppiata Tangentopoli e Mani Pulite, gli unici a non essere accusati sono stati proprio i comunisti italiani, che anche loro prendevano tangenti. Adesso dici perché accusi tutti di corruzione politica, generalizzando come giusto, ma non vuoi generalizzare sui grillini. Forse perché stai aspettando che arrivi un nuovo e più serio movimento politico per poter saltare di barca, e quindi tu cerchi un'altra nave. Allora io ti propongo, visto che non hai voluto propormi come capitano della nave del PD che andava alla deriva senza capitano, visto che non mi proporrai come capitano della nave pentastellata che va alla deriva, ti propongo di fondare un nuovo partito politico, una nuova nave politica di cui io sarò il capitano. Movimento Sant'Enchan, per un'Italia migliore. Pensaci e vedrai. Adesso voglio salutare il mio amico Pasquale Carmine Aiello. Mi sembra che è maresciallo dei carabinieri. Pasquale Carmine Aiello. E poi sempre di Facebook, Pietro Avella, Eugenia Ruggeri, Gerlando Fiorenza, che è il mio migliore amico, Josep Steiner, Gerlando Fiorenza dice di essere mio amico dai primi tempi, il mio migliore amico, Josep Steiner, Giulia Battistotti, Mari Armeli, il parodista ufficiale di Sant'Enchan, Domenico Dapote, che non fa più parodie, non so perché, Domenica Di Stefano, Gianfranco Gallo, Alessandro Miani, Paolo Pedone, Davide Lorenzo, Arianna Carolina, Alessio Galassetti, Gioacchino Orciuolo, Lorenzo Lupo, Eugenia Burova, Davide Arcidiacono, Lorenzo Quattrociocchi, Ainara Carolina Bermudez, ricordo che Eugenia Burova fa di cognome, Federico Soave, Jacopo Castelletti, Chris Fo, Sebastian Sguazzin, Simone Poggi e Sofia Lai, Pedro Ganso, Michela Trevisan e Luis Corrado Valera, Riccardo Valera, Sabrina Valera, cioè in pratica molti integranti della famiglia Valera. Non mi ricordo mai il nome
della consorte di Corrado Valera. Emilio Martino, Elisa Lilli Taverna, Michele Rosa, Edoardo Cinti, Carlo Borghese, Giorgio Tedeschi, Francesco Marmo, Marco Antonio Guerrero Molano, Francesco Della Giacoma, Claudio Show, Claudio Wolf, Luca Farina, detto il capo dei capi. E poi c'ho un amico che non mi ricordo adesso il nome, ma si chiama Formaggio, che sta facendo vacanze adesso. Quindi, appena posso, caro Formaggio, in un prossimo video ti saluterò anche col nome. Ma un saluto al mio amico Formaggio. Ecco, come mi ha consigliato il nostro amico Sguazzin, che saluto, caro Sguazzin, la dedica l'ho destinata al finale, così prima vi guardate il video, perché se no non lo guardate per intero e non lo fate guardare per intero. Mi raccomando, io vi ho dedicato una dedica a tutte e tutti voi. Distribuite il video fra i vostri contatti, così fate vedere ai vostri 200, 300, 1000 contatti che sarete nominati nel video, ma non ditegli dove, così se lo vedono fino in fondo, perché sono stanco di avere 80-90 visioni a video, voglio averne almeno 100.000. Quindi facciamo insieme un effetto virale, diffondiamo questo video. A voi che ve l'ho dedicato il video, come a Aiello, Pasquale Carmine Aiello, adesso fatelo vedere il video a tutti i vostri amici, a tutte le vostre amiche, a tutti i vostri familiari, parenti, magari vicini di casa, conoscenti, compagni di lavoro, magari anche per fare un dispetto a tutti i vostri nemici. E con questo mi congedo, il vostro capitan Santenchan, capitano di navio, capitano di 45.000 tonnellate di stazza, di prima classe, primo capitano di un navio di prima classe di 45.000 tonnellate. Arrivederci. Salve care amiche ed amici, eccomi di nuovo fra di voi. Purtroppo mi stavo dimenticando di salutare alcuni amici miei di YouTube. Innanzitutto Pietro Trevisan, poi Francesco D, nickname original, Chrono the Tiger, Lolo Tez 1, Freddy Fosca, Claudio Wolf e Claudio Show. Io credo che Freddy Fosca sarà uno di quelli come Lolo Tez che subito, Lolo Tez 1, subito commenteranno il mio video. Quindi vi saluto a tutte e tutti, grazie di seguirmi e da presto.